Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui con Magia di Fufu Gamer. Oggi ragazzi parleremo di una ricetta semplice e veloce da preparare, ovvero mezzi rigatoni con stracciatella e pomodorini. Per preparare questa ricetta ci occorrono 400 g di mezzi rigatoni, 200 g di stracciatella, 300 g di pomodorini ciliegini, poi 8-9 foglie di basilico, 2 spicchi d'aglio, dell'origano quando basta, dell'olio extravergine d'oliva quando basta e del sale. La prima cosa da fare è tagliare, lavare i pomodorini e tagliarli in quattro parti. Una volta fatta questa operazione, prendete una padella e aggiungete un filo d'olio e fate rosolare i due spicchi d'aglio. E salate e aggiungete i pomodorini. E fate cuocere poi per 10 minuti a fiamma moderata. E dopodiché, dopo che pomodorini sono cotti, eliminate i spicchi d'aglio e aggiungete 3 o 4 foglie di basilico per far profumare il sughetto. Intanto dedicatevi alla pasta in una pentola con abbondante acqua salata, fate cuocere i mezzi rigatoni. E una volta che sono cotte, come al solito, scolatele sempre al dente, versatele nella padella con i pomodorini, aggiungendo un filo d'olio crudo e amalgamando per bene. Dopodiché, preparate i piatti e su ciascuna porzione aggiungete la stracciatella sfilacciata con le mani. Fatta questa operazione, non vi resta che impiattare, cioè i vostri rigatoni sono già pronti e quindi potete benissimo impiattare aggiungendo qualche spolverata di origano e qualche fogliolina di basilico che avete messo da parte. Quindi, ragazzi, come vedete, questa ricetta è abbastanza veloce e facile da preparare. Quindi, come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Continuatevi a iscrivervi al mio canale e, come al solito, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao, voglio!